Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'è chi ha creduto alla telefonata di due comici e c'è chi ha creduto a un partito fondato da un comico. Faccia lei. E l'Italia intera è stanca di assistere a questo spettacolo di degrado istituzionale sotto i nostri occhi. Era iniziata con la calma formale delle comunicazioni istituzionali la discussione alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani. È finita in un corpo a corpo fra la Premier e le opposizioni. Viva l'Italia antifascista! Sentite come suona bene! A fare i titoli dei giornali però è un colpo della Presidente del Consiglio che sbaglia traiettoria e raggiunge il predecessore Mario Draghi. Mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore di Mario Draghi per il fatto che c'era una foto in treno verso Kiev con Scholz e Macron. Guardi, mi è chiaro che per alcuni la politica estera sia stata banalmente farsi fare delle fotografie con Francia e Germania anche quando a casa non si portava niente. A qualcuno l'affondo non pare casuale. Di recente si è parlato di una spinta francese per candidare l'ex banchiere centrale alla presidenza della Commissione europea. Ciò che è certo è che il caso c'è, l'imbarazzo pure, e a sera Palazzo Chigi è costretto a metterci una toppa. Con un poco convincente l'attacco era rivolto al PD. Su tutto il resto va detto il bersaglio privilegiato della Premier in sede di replica e un altro predecessore in aula con lei, Giuseppe Conte. Super bonus, i super buffi, i sussidi a pioggia, il reddito di cittadinanza. No, quello non lo facciamo. Ma mezzo governo ha usato i bonus edilizi, compreso lei, Presidente Meloni. È soprattutto sul fastidioso impegno a ratificare il meccanismo europeo di stabilità che si consuma la gara di decibel. Lo ha fatto il governo Conte senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. La ratifica è ancora da venire, la decide lei con le vostre maggioranze. Di che cosa ha paura? La segretaria del PD, Elly Schlein, cerca di prendersi una parte di palcoscenico, ma in tono minore. Punta sull'antifascismo, gli amici di Meloni, nemici degli interessi italiani, gli ospiti d'onore, diciamo controversi, della festa di Fratelli d'Italia, che inizierà domani. L'invito al suo amico Abascal di Vox, anche dal vostro palco, urlerà che Sanchez va appeso per i piedi? Ecco, insomma...